Buongiorno carissimi, bentornati in un altro video podcast della settimana. Allora, oggi vediamo un argomento molto interessante che sono 5 destinazioni da sogno in Italia, ok? Andrò sul classico per la maggioranza, diciamo per la maggior parte, e in futuro magari farò qualcosa di meno classico, ma oggi vi dico sul classico ciò che io preferisco, ok? E le cose di quella città che preferisco, va bene? Pronti? Iniziamo. Allora, numero uno da vedere assolutamente è un posto che è davvero tiene i livelli che uno si aspetta prima di arrivarci, è Firenze. Io c'ero stato solo da piccolo fino a poco tempo fa e poi 3 anni fa penso che ci sono tornato per la prima volta e veramente è una città meravigliosa. Arrivi a Firenze che non riesci a capire come ci possono essere così tanti turisti, ma allo stesso tempo non percepirli tantissimo come altre città, ok? Cosa voglio dire? Che spesso cammini nelle vie di Firenze o sul Ponte Vecchio in vari orari della giornata e non sembra che ci siano così tante persone. E ha un'aria molto, diciamo, del 1500, non so come spiegarlo. Per chi di voi c'è stato capirà cosa sto dicendo, ma partendo ovviamente dalla cattedrale in centro alla città, che dà un'aria spettacolare al tutto, il modo diciamo in cui è strutturata, il sapere che lì c'erano persone come Dante, ci sono passate persone come Leonardo da Vinci, eccetera, ti fa sentire veramente in un posto speciale, ok? Quindi quello che amo di più di Firenze è tutto questo paesaggio in cui si trova, con a fondo le montagne in lontananza, la cattedrale al centro, piazzale Michelangelo da dove puoi guardare la cattedrale, il fiume che taglia la città, tutto questo è quello che amo di questa città. Quindi per chi di voi non c'è ancora stato, dovete andarci, tra i classici dell'Italia, quello è uno che non vi deluderà, ok? Per tutte le ragioni che ho menzionato. E anche è facile da percorrere. Non è una città come Roma, molto con tutti i posti lontani l'uno dall'altro. Camminando puoi vedere la maggioranza dei punti importanti come Ponte Vecchio, Piazzale Michelangelo, salendo sulla collina e appunto la cattedrale, la casa di Dante, se non sbaglio, e tutti questi punti interessanti della città, ok? Senza contare il fatto che lì potrete mangiare la fiorentina, ok? Che per chi di voi non lo sa è una bistecca che è famosissima in Italia, una delle più buone in Italia, ok? Detto ciò, continuiamo con il numero 2 tra i classici che è Napoli. Perché Napoli è da sogno? Perché arrivate a Napoli e non capite come può esistere una città di quel tipo. Io ci sono stato la prima volta 2 anni, 3 anni fa. Penso tre anni fa, forse 3 anni fa. E arrivi a Napoli, sono arrivato alla stazione dei treni, esci e cominci ad addentrarti nella città e dici: non è possibile, non è possibile che esista una città così. Entri in città poi e dici ancora di più: non è possibile. Ci sono delle strade, come tutto è messo, sistemato, che può sembrare un casino, che dici: come fa un popolo a vivere in questa città così incasinata? E poi vedi il perché, no? Cominci ad andare verso il mare e poi vedi il Vesuvio in lontananza, vedi Napoli, poi vedi Spacca Napoli, che è una via che si vede che taglia Napoli. Vedi tutte queste cose e cominci a capire perché tante persone la amano. Poi entri in un ristorante, mangi la pizza con la mozzarella che fila e non ci credi che esiste una mozzarella di questo tipo, talmente è buona. E assaggi tutte le loro cose, le zeppole mi sembra si chiamino, sono tipo delle, non so come definirlo, ma è tipo una frittella che fanno anche con la Nutella, eccetera. Insomma, caffè, tutte queste cose sono vere di Napoli. L'impatto però che mi ha fatto, mi farà ricordare per sempre di questa città è il sistema, come funziona, come una cosa così funziona, no?
Tutte queste strade molto strette, le persone in motorino ci passano e non capisci come, perché a volte c'è un vaso di fiori in mezzo alla strada, e con le sedie dei ristoranti in mezzo alla strada, e dici com'è possibile che le persone riescano a muoversi qui, eppure si muovono. E quindi questa è una città che non vi deluderà anche per la sua unicità, ok? Quindi Firenze-Napoli, numero 3, che anche quella mantiene alto il suo nome anche quando ci si arriva, è Venezia. Venezia, la cosa che mi è piaciuta di più è che se vai una sera, quando se ti muovi magari una sera, quando non c'è tanta gente e ti perdi nei vicoli e nel, diciamo, sui ponti che attraversano i canali, eccetera, guardi anche lì, dici no, non è possibile, non è possibile che una cosa così fantastica e strana esista, una città sopra l'acqua e tutto come organizzata e il silenzio di quando non ci sono le persone, e sembra surreale, si dice surreale, ti guardi intorno e dici com'è tranquillo quando non, ovviamente quando non è pieno di turisti, ma dici è tutto così tranquillo, ci sono anche lì delle stradine piccole così dove ci passi e poi finisci in un altro canale e dici ma dai, adesso devo tornare indietro perché non so più come procedere. È quasi un'avventura, no? Perderti in Venezia. Il solo camminare, perderti in questi canali, strade, vicoli, è un'avventura rilassante per me. Quindi questa è una città che non delude, e l'unica cosa ovviamente, come tutte le città di cui vi sto parlando, evitate di fare gli errori che io ho fatto spesso, prendere un gelato davanti al posto più importante della città, perché ovviamente arrivano prezzi come 10 euro per due palline di gelato. Neanch'io pensavo fosse possibile una cosa così, ma in certi punti di queste città sì, quindi state attenti anche a queste cose, ovviamente, di dove scegliete il gelato e dove scegliete di mangiare, ok? Perché arrivano a prezzi fuori dal normale, che uno non ci crede quasi. Quindi Firenze, Napoli, Venezia, 3 da non perdere assolutamente, sempre nel classico. Poi 4, un posto che magari conoscete meno, che è il Lago di Iseo. Ok, il Lago di Iseo è un lago vicino alla città dove abito io, che è Brescia, e si trova tra Brescia e Bergamo, se non sbaglio. E in sostanza, quello che voglio dirvi di questo lago è che è qualcosa, se non lo conoscete, di spettacolare. Praticamente vedrete quasi le montagne che cadono nel lago, qualcosa che è veramente unico al mondo, per quello che molti turisti infatti vengono a vedere il Lago di Iseo. Ma veramente, se c'è un posto nel nord Italia che non è, diciamo, al di fuori classico, è il Lago di Iseo, e assolutamente potete andare a visitarlo per vedere dei paesaggi mozzafiato, che mozzafiato sapete cosa vuol dire, no? Che ti tolgono il fiato, ok? E perché mi piace? Uno, vabbè, perché ovviamente è vicino a dove abito, e quindi è un posto speciale vicino alla città dove io sono nato. E due, perché tutti gli amici, studenti che ho portato lì sono rimasti scioccati, e mentre per me era più normale, guardandolo bene capisco la meraviglia da dove viene. È un paesaggio che si trova in pochi posti al mondo, e trovarlo nel nord Italia, in mezzo al nord Italia, vicino a città come Brescia, Milano, Bergamo, così, è comodo anche da visitare. E ovviamente è speciale come ogni lago, dove puoi fare una passeggiata vicino, eccetera, ma vedere tutte queste montagne intorno è quello che lo rende unico, ok? Ultimo posto bonus. Per chi ama i funghi, andare a funghi è una cosa che si fa molto in Italia e che io amo fare, andare a funghi. Per chi di voi non sa cosa sono i funghi, sono champignon, in molte lingue si dice champignon, e comunque sono quelli che si mangiano e si trovano nel terreno, ok, nei boschi, nelle montagne. Il posto che preferisco è Borgo Val di Taro. Lì sono andato per 10 anni a funghi con mio papà e altri amici,
E perché mi piace? Perché la montagna è molto bella da camminare, diciamo, si può camminare in modo molto facile, è pulita quella montagna, quindi puoi goderti l'esperienza di andare a Funghi o fare una passeggiata, ok? Si trova vicino a Parma, ok? Quindi questo era il quinto, mentre tre posti che voglio visitare io, meglio, che non ho ancora visitato. Il numero uno, riderete, ma è Roma. Sono stato solo quando ero piccolo, ancora non ci sono tornato, se non per fermi di aeroporto per volare da qualche altra parte. Quindi voglio rivisitare Roma per scoprirla bene al massimo. Poi il numero due, rivisitare, no, non rivisitare, ma visitare per la prima volta Positano. Sono stato a Napoli, ma non sono stato a Positano, che è un posto pittoresco, avrete visto di sicuro una foto di Positano, è molto famosa nelle foto dell'Italia, fanno sempre vedere Positano, comunque un posto bellissimo dove vedi delle case che scendono verso il mare, molto molto bello, quindi ve lo consiglio anche a voi. E terzo posto che voglio visitare meglio è in generale il paesaggio toscano, la Toscana dove ci sono tutte quelle colline. Mi attira molto, mi piacerebbe fare alcuni giorni in macchina per godermi quei paesaggi e questa è una cosa però in comune a molti turisti nel mondo, ok? Il paesaggio toscano, ok? Quindi ripetendo, 5 meravigliosi: Firenze, Napoli, Venezia, Lago di Iseo, Borgo Val di Taro, tre che io voglio visitare di nuovo perché non le ho ancora viste bene. Roma, Positano, paesaggio toscano. Ci sono migliaia di altri posti in Italia, magari ne vedremo altri. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video podcast, così saprò se parlare di questi argomenti di nuovo. Ok? Intanto un abbraccio, buona settimana e ci sentiamo presto.